Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. E buona anche la seconda per la Calcio Lecco 1912, che ottiene un'altra vittoria in Coppa Italia sul campo della Virtus Bergamo. Risultato meritatissimo al secondo. Lecco è già in avanti e Condanna ci prova dalla distanza. Pochissime in questo caso le difficoltà per Cavalieri, sono già di più quelle che trova al terzo per parare questa buona conclusione di Silvestro. Appena entrato in area prova il tiro in torsione, non facile, non riesce a bucare l'estremo difensore. Al quinto minuto è ancora Silvestro a provare a entrare in area, viene chiuso, palla che finisce all'Isa in posizione di mezzala, tiro che fa veramente la barba al palo. Non finisce qua, perché nei primi 10 minuti il Lecco costruisce tantissimo e anche al minuto numero 7 con Danna trova un'altra ottima chance. Pedrocchi in verticale proprio per l'esterno dex team Altamura, combinazione con Capogna, Danna col mancino non trova la forza giusta per bucare Cavalieri che para in due tempi. Minuto numero 36, specialità della casa per Jordan Pedrocchi, la sua punizione scende all'ultimo, non abbastanza però per stare sotto la traversa della porta del numero 1 della Virtus Alzano Serriate 1909. Minuto numero 39, Lecco passa, Silvestro recupera uno splendido pallone e altrettanto splendido il suo lancio per Capugna, che riesce a puntare e a saltare con questa sterzata a marzupio, mette al centro. E c'è ancora una volta Simone Danna a raccogliere il servizio, esattamente come a Sondrio, di Riccardo Capogna. Il numero 11 della Calcio Lecco trova la seconda rete consecutiva in gare ufficiali e regala alla squadra di mister Marco Gaburro il meritatissimo e poi anche definitivo vantaggio. Il Lecco però al 43esimo minuto corre un enorme rischio, un'ingenuità di Guadagnin, che ora vediamo, mette nelle condizioni capitano Alessio Germani di andare veramente a un soffio dalla marcatura dell'1-1, ma per fortuna Germani non ha il killer instinct in questo caso per trovare la marcatura del pareggio per la Virtus Bergamo. La Virtus poi con Germani colpisce una traversa in apertura di ripresa, non creerà e non aveva creato poi molto altro la squadra di casa. Al 39esimo della ripresa Lecco con Nicola Segato e questa punizione dai 25 metri non riesce a trovare il punto del 2-0. Poi nel recupero Draghetti e Meneghetti vengono fermati da un fuorigioco sbandierato dal guardialine nell'occasione del possibile 2-0. Lecco vince comunque e si regala un altro turno di Coppa Italia, si giocherà domenica 9 settembre, presumibilmente allo stadio Rigamonti Ceppi. La risposta l'avremo martedì. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.